Dance, move to the left. Dance, move to the right. Dance, move to the right. In the red tone, dance, move to the left, to the right. Move, checka, move, checka, move to the left. Move, checka, move, checka, dance to the right. Ooh, ooh, ooh. Hit it. Idiots! Ragazzi, bel test. Bel test, bel test. Ottimo test, ottimo test. Dance, move to the left in the red tone. Dance, move to the right to the... Idiots! Idiots! McKenny e Nico Gonzalez. E Nico Gonzalez. Ma dove andiamo? Basta. Punto. Basta. Ottimo test. Ragazzi, scusate l'introduzione un po' così. Dai, un po' così. Ci sta. Siamo caldi. Siamo positivi in questa prima sessione di Champions contro il PSV. Una squadra. Ci può stare, dai. Primo test superato. Però ottimo direi, perché abbiamo visto una Juve più nei primi tempi, diciamo, all'inizio ingranavano di più l'altra squadra ha avuto più possesso, atteggiamento, sapevano dove impostarsi la palla per il passaggio, però la Juve è uscita dai ranghi. Ha avuto diverse occasioni, perché ha impostato meglio la partita, ha avuto il comando del gioco e ha avuto più carattere. Perché ci sta, perché dopo la partita in campionato, ragazzi, non abbiamo visto una Juve con la voglia. Invece in Champions, diciamo che la Juve ha un altro carattere. Proviamo a vederla così. La Juventus ha avuto più carattere, più voglia. Salvo Idiz, in primis Idiz, che ha avuto tutto, proprio comandante del campo, ha avuto tante occasioni. Lui con la palla faceva il giocoliere, faceva rimbambinire tutta la fascia sinistra là. Vabbè, tutte le palle passavano da lui. Dopo, Idiz, in primis, mi è piaciuto Nico Gonzalez, McKenny e Kalulu. Ragazzi, appunto. McKenny, Idiz, Nico Gonzalez e Kalulu. Kalulu proprio, ma buono. La Juve mi è piaciuta come atteggiamento. Abbiamo vinto 3-0, ma l'importante è che siamo contenti così, anche se la prossima partita non mi ricordo, però
se giocheremo contro ovviamente il City, saltiamo fuori, anzi salteranno fuori che non era il PSV se giochiamo col City, ma anche ovvio. Ma intanto ci esaltiamo perché la Juventus ha avuto più carattere, ha avuto un carattere diverso, un carattere diverso, e questa a noi questo a noi tifosi piace perché la Juventus ha avuto più occasioni e più carattere di portare la Juventus a un altro livello. Motta è riuscito nel suo intento a fare anche passaggi da una parte all'altra, cose che con Allegri non si ce li sognavamo. Niente ragazzi, abbiamo visto una Juve diversa, ma questo è l'importante, che finalmente abbiamo visto una Juve diversa. Per adesso è la prima partita, primo test in campo internazionale in Champions League contro il PSV. Quando giocheremo col City sarà un'altra cosa, sarà un'altra partita, un altro pianeta. Vedremo ragazzi, ma però questo test è stato superato alla grande, questo ci piace. Bene, Idiz, Nico Gonzalez, McKennie e Kalulu, questi sono i giocatori che hanno fatto quello che ci piace di più, hanno messo quella marcia in più, anche gli altri hanno messo, tutti a prescindere, Vlahovic che è lento e macchinoso, non ha tanta posizione. Beh, vabbè, non importa, sapranno come ripiazzarlo al prossimo anno. Il prossimo anno vedremo. Perché ci vuole che la Juve abbia un attaccante con il contro C. Bene, a posto. Bene, con il contro C. Avete già capito. Comunque, se non abbiamo Vlahovic, se si infortuna Vlahovic, chi abbiamo? Giocheremo senza attaccante? Ovviamente. Però ci vuole un attaccante con i contro C che sappia posizionarsi un po' di più, anche un pochettino smarcarsi un po' di più e impegnarsi un po' di più, anche se non è stato tanto servito di palla, però va bene, importa. Va bene ragazzi, a posto, questo è il mio commento a caldo, così a caldo, dance to the left. Ok, sapete perché ho messo questa intro? Bene, perché c'era un giocatore del PSV, mi pare, che era scritto dance, allora ho messo un pochettino, Okay. Bene ragazzi, a posto. Ciao ragazzi, alla prossima, iscrivetevi al canale, mettete mi piace. Bene, a posto. Ciao ragazzi, bene così, test superato, a posto. Ciao ragazzi.